17.47 di venerdì 8 maggio, buonasera, ben ritrovati, siamo leggermente in ritardo, abbiamo però eh, terminato poco fa la riunione del gruppo di esperti e in particolare ci si è focalizzati anche sull'affinamento di una nuova ordinanza che consentirà eh, ulteriori eh, mobilità eh, sul territorio provinciale e regionale, ne parlerà in dettaglio tra poco il Presidente Maurizio Fugatti. Iniziamo però con un inquadramento della situazione, gli ultimi dati disponibili ce li fornirà questo pomeriggio l'assessore Stefania Segnana che è qui con noi, la ringraziamo. Buonasera assessore, la situazione oggi qual è? Buonasera, buonasera a tutti. La situazione ad oggi, come appunto negli ultimi giorni stiamo dando eh, i numeri per quanto riguarda i tamponi positivi, quelli nuovi sono due casi, uno presso una RSA e uno invece eh, riscontrato presso il domicilio, per un totale di 30, eh, considerati anche quelli che appunto sono stati riscontrati tramite i tamponi effettuati in, in questi giorni, ma precedenti alla fase 2. Per eh, quanto riguarda quindi persone presso il domicilio abbiamo 933 casi, ricoverati in ospedale sono 94, in terapia intensiva abbiamo 5 persone presso l'ospedale di Roveretto e 6 presso l'ospedale di Trento. Per quanto riguarda i guariti con un tampone siamo a 197 e i guariti con doppio tampone negativo, quindi considerati mh, definitivamente guariti, sono 2779. Eh, oggi abbiamo registrato un decesso presso eh, l'ospedale di Rovereto ed era un, utente di un, un ospite di un, di un RSA. Eh, sono stati effettuati 1602 tamponi di cui 1.110 dall'azienda sanitaria, 304 dal Cibio e 188 dalla FEM. E per quanto riguarda i, i guariti, visto che stiamo eh, cercando di eh, portare avanti il, questa terapia tramite il, il plasma, eh, l'intenzione della dell'azienda sanitaria insieme appunto alla giunta è quella di mandare una lettera a tutti i guariti ovviamente sopra i 18 anni e, e leggibili per appunto donare il plasma quindi più o meno 1.500-2.000 persone alle quali mandare una lettera per chiedere appunto di eh, poter eh, sollecitare insomma, questa, la donazione del plasma. Sappiamo che non tutti coloro che eh, doneranno il plasma potranno essere leggibili a questa eh, a poter poi curare tramite il, il loro plasma eh, i malati covid e quindi più persone donano più riusciamo ad avere la possibilità di avere la possibilità di curare e di provare appunto questa nuova terapia quindi manderemo proprio una, una comunicazione una richiesta per avvicinare i, i donatori appunto alla, a questa a donare il plasma per quanto riguarda i casi paese per paese appunto avendo solo due eh, casi eh, uno presso Roveretto e una presso una RSA. E gli altri casi sono presso il comune di Arco abbiamo due casi eh, riscontrati tramite appunto l'effettuazione dei tamponi su un totale di 365, Abligio Superiore 1 per un totale di 74, Borgo Chiese 5 per un totale di 111, Caderzone Terme 1 per un totale di 15, Carisolo 3 per un totale di 16 Giustino 1 per un totale di 15, La vis 1 per un totale di 103, Mezzocorona 2 per un totale di 40, Pieve di Bono Prezzo 3 per un totale di 86, Pomarolo 2 per un totale di 16, Porte di Rendena 1 per un totale di 32, Storo 1 per un totale di 112, Trento 1 per un totale di 631, Villa naunia 1 per un totale di 13, e le di Fiemme 1 per un totale di 37. Grazie. Grazie a lei assessore, allora passiamo subito la parola al presidente Fugatti, come ho anticipato in apertura di eh, conferenza, eh, oggi è stata una giornata intensa sul piano del lavoro eh, con anche i parlamentari trentini con la predisposizione degli ultimi atti, c'è stata anche una riunione di giunta questa mattina, domani c'è un Consiglio Provinciale straordinario che affronta un importante disegno di legge e poi Presidente c'è questa ordinanza che è molto attesa dai cittadini e dagli operatori economici, ci dà le anticipazioni? Sì, innanzitutto l'ordinanza che ho appena sottoscritto, che Diciamo, riporta ad una forte libertà individuale rispetto alle restrizioni che, che erano previste sul nostro territorio. Quindi è consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva, attività motoria all'aperto in tutto il territorio della provincia e più in generale della regione Trentino-Alto Adige e Sudtiro, le attività sportive individuali all'aria aperta a titolo esemplificativo, golf, tiro con l'arco, atletica, eh, tiro a segno, escursionismo, eccetera, sono consentite anche nell'ambito dei rispettivi impianti, dei centri e siti sportivi, ovviamente subordinatamente all'osservanza di alcune misure che eh, qui non, non, non stiamo a dire. Poi, le, al fine di svolgere l'attività sportiva motoria all'aperto, compreso il raggiungimento degli impianti, centri e siti sportivi, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tale attività. Quindi se eh, uno va a fare sport, eh, attività sportiva o motoria in un altro comune può prendere la macchina e, e utilizzare eh, la macchina per, per spostarsi. Questa è una restrizione che aveva fatto molto discutere, lo so però eh, voi sapete che noi abbiamo voluto e ci muoviamo ancora con, la, con una particolare cautela. È consentito, altro punto molto dibattuto e molto richiesto, per i residenti domiciliati nel territorio provinciale lo spostamento nell'ambito del territorio provinciale o della regione Trentino-Altoce-Suttirol per raggiungere per qualsiasi motivo le seconde case di proprietà, ovvero camper. Rulotti, imbarcazioni in proprietà o in disponibilità che si trovano al di fuori del proprio comune di residenza, anche insieme ai componenti conviventi del proprio nucleo familiare. Quindi uno può andare nella seconda casa anche insieme e non più nell'arco della sola giornata, può anche restarci eh, se vuole, anche insieme ai propri conviventi, eh, componenti conviventi del proprio nucleo familiare. Posso andare con la moglie nella casa di proprietà che ho nel comune Trentino o regionale sì, puoi e puoi anche fermarti eh, eh, in questa casa per più giorni. Altro aspetto, lo spostamento è consentito, finalizzato al cambio delle gomme invernali con quelle estive sui mezzi, è considerato tra quelli di situazione di necessità, in quanto legato a motivi di sicurezza stradale, quindi ti puoi muovere sul territorio eh, provinciale per eh, cambiare le gomme della macchina. Rientrano, altro, tra gli spostamenti consentiti nell'ambito del territorio provinciale e regionale, la visita ai defunti nei cimiteri. Quindi tu puoi andare da un cimitero a, del tuo comune ad un altro cimitero. Altro punto. Nell'ambito di tutti gli spostamenti consentiti si esplicita che è permesso a tutti i, a tutti i componenti conviventi dello stesso nucleo familiare viaggiare su uno stesso mezzo. Questo era un tema che era stato diciamo, più volte posto, avevamo già detto che era così e oggi lo scriviamo um, nell'ordinanza rientrano tra gli spostamenti consentiti senza alcuna limitazione quelli finalizzati ad approvvigionarsi presso tutte le attività di vendita di generi alimentari siti sul territorio provinciale e o regionale. Questo è un tema che c'era stato molte volte richiesto sul quale so eh, che la gente era giustamente attenta a questa possibilità, eh, il fatto di non potersi muovere dal proprio comune dal comune confinante per andare a fare, a fare la spesa, ho ricevuto moltissime sollecitazioni, non solo sollecitazioni, lo devo, lo devo dire anche, anche perché è reale, insomma la gente era anche un po' arrabbiata su questo punto, io capisco e io capisco, e quindi con la, la stabilizzazione del contagio che abbiamo visto essere ormai, essere ormai costante, si può andare a fare la spesa fondamentalmente dove si vuole sul territorio sul territorio eh, provinciale e o, eh, o regionale. Rientrano tra gli spostamenti consentiti, altro punto, senza alcuna limitazione all'interno del territorio provinciale e o regionale, quelli finalizzati ad approvvigionarsi presso attività di servizi di ristorazione svolta in modalità da sport. Puoi andare a prendere la pizza da un comune a un altro, puoi farlo, prima come sappiamo non si poteva. Rientrano tra gli spostamenti consentiti in ambito provinciale e più in generale regionale, senza più la limitazione dell'area interessata in proprietà o in disponibilità o del numero massimo di persone, quelli finalizzati alla produzione di legna da ardere per autoconsumo, sempre nel rispetto... Di alcune restrizioni, cioè non più di una volta al giorno e la misura del distanziamento sociale. Quindi puoi andare a far legna più persone al di là, diciamo, eh, senza la limitazione dell'area interessata in proprietà o in disponibilità. Quindi è un ulteriore diciamo, allargamento della possibilità di andare a far legna, molto sentito nei tempi, soprattutto nei comuni di montagna. Rientrano tra gli spostamenti consentiti in ambito provinciale e più in generale regionale. Senza più la limitazione di un solo componente per nucleo familiare, quelli finalizzati alla coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo su superficie agricole e orti. Puoi andare a fare l'orto con la moglie, puoi andare a fare l'orto con la moglie. Prima non si poteva, ti vuoi muovere in più, uh, in, più, in più persone. Anche questo era un tema che, sul quale si stava da tempo eh, diciamo lavorando, la ordinanza con, contiene questi, questi aspetti. Stiamo lavorando, però manca ancora una finalizzazione formale che l'avremo nella giornata eventualmente eh, di domani. E stiamo cercando un accordo con il, la Regione Veneto per le, eh, la possibilità di andare a trovare i propri congiunti, eh, i, co, i congiunti. Cioè, coloro che tu puoi, è un motivo di spostamento, andare a trovare i congiunti, che vivono sui comuni di confine. Vuoi andare alla Monda, al Primiero, ipotesi, ecco, stiamo lavorando con questo perché sia concesso, però per fare questo serve un accordo con i commissariati del governo, con la Regione Veneto, lo stiamo affinando, credo che eh, lo porteremo, diciamo, a, a compimento. Le cose che ho letto fino qua valgono dalla giornata di domani, quindi tutto quello che ho letto fino a qua valgono dalla giornata di domani. Il tema invece di questo spostamento sui comuni di confine lo decideremo eh, nei prossimi giorni, appena abbiamo chiuso l'accordo con, con, eh, con, la, la con la regione Veneto. Continuano i dati sui test sierologici fatti nei cinque comuni, l'affluenza, cioè la. La disponibilità della gente a sottoporsi a, questi, a queste sperimentazioni è molto alta in termini di percentuale di popolazione che, che aderisce, e quindi questo è un, è, un aspetto, è un aspetto importante. È uno dei primi eh, test sperimentali, sierologici, eh, certificati a livello ministeriale, che viene svolto a livello nazionale. Quindi è un. Un, uh, un test che ha una valenza non solo locale, importante per noi, ma anche nazionale. Io ringrazio i cittadini che eh, stanno uh, aderendo a questa iniziativa, che non era del tutto scontato, voglio dire, e, e che quindi danno anche un'importanza scientifica al nostro territorio, su, fornendo dati che saranno utili a noi, a quei comuni, ma anche a una base sperimentale e scientifica a livello nazionale per l'Istituto Superiore di Sanità. E vediamo con insistenza e giustamente sentire molto importante il tema da parte di molte amministrazioni che dicono mettiamo a disposizione la possibilità di fare tamponi a tutta la popolazione, di fare test sirologici a tutta la popolazione. E noi sicuramente siamo favorevoli a questo. Dico solo che i trentini sono 530.000 e eh, i tamponi al giorno che possiamo fare, voi vedete noi siamo sull'ordine, oggi sono 1.600, nei giorni scorsi siamo arrivati anche a 1.900, quindi numeri importanti, numeri che ci mettono in cima alla linea, alla, alla, alla vetta nazionale in termini di tamponi effettuati rispetto alla popolazione residente, ok, siamo chi, siamo chi ne fa di più a livello nazionale, questo è il dato. E è certo che però siamo 530.000. Voi fate 530.000 diviso 2.000, che è la possibilità massima che abbiamo eh, per fare tamponi noi come Trentino e siamo tra i massimi eh, in termini di capacità eh, di, 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 di farne e capite che non è che li puoi fare domani mattina i test a tutti i, 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 i tamponi, a tutti i Trentini. Io lo vorrei fare sicuramente, mi piacerebbe annunciarlo, farlo, però poi ci sono delle limitazioni oggettive, non ci, non ci riesce nessuno a fare i tamponi a tutti i propri abitanti di provincia o regione, eh, quindi, però eh, ci teniamo a mantenere questo livello di 1500-2000 tamponi al giorno, che, tra i quali ci sono anche i malati, quelli che vanno al pronto soccorso, quelli dell'ospedale che escono, quindi ci sono già delle categorie che vanno comunque monitorate, quindi non è facile dire faccio i tamponi a tutti gli abitanti del determinato comune, eh, oggettivamente ci sono anche delle... Delle oggettive difficoltà tecniche che non, ci permettono, che non ci permettono questo. Però la volontà di prendere realtà particolari e di eh, sottoporle ad una sperimentazione appunto con i tamponi a tappeto, sicuramente lo, lo possiamo fare e sicuramente ne abbiamo la, la, la capacità tecnica. Il lavoro dell'azienda sanitaria, del Cibio e della FEM, anche in questi giorni, che è entrata e sta entrando in modo, in modo importante, eh, ci permetterà di fare questo. Però parlare di tamponi a tutti. Eh, non ce la puoi fare, insomma, siamo 530.000 persone e, ne, e ne oggi abbiamo la possibilità di farne 2.000 e siamo tra chi ne fa di più, questo per, per capirci. Tema, tema aperture. Nei giorni scorsi, come, o meglio ieri, ho comunicato che c'è stata la richiesta di tutte le eh, regioni al, al governo portata avanti dal dal Presidente dell'Emilia Romagna che, che è il diciamo, rappresentante delle, delle, delle regioni, di eh, procedere con un'apertura per l'11 di maggio sui negozi al dettaglio e per il 18 eh, di maggio per diciamo, i negozi, le, le, le negozi di parrucchieri, estetiste, ristoranti e quant'altro. Questa richiesta è stata apposta al Governo, al momento non abbiamo avuto eh, risposte, può essere che ci siano nelle prossime ore. Questo, non lo, non lo sappiamo. Nel frattempo, noi, come avevamo già annunciato nelle scorse settimane, abbiamo un disegno di legge che va domani in consiglio provinciale ed era già stato diciamo, predisposto. Un disegno di legge al cui interno c'è un articolo, l'articolo 29, poi diventato 30, che, ha, che parla di, queste, di, di, di una possibilità. Per la provincia di eh, anticipare determinate aperture. Quindi, noi andremo in Consiglio provinciale tra domani e domenica, l'auspicio è eh, di approvare questo disegno di legge, dopodiché disporremo di una normativa eh, che ci permetterebbe di, e dico permetterebbe perché da parte nostra c'è la volontà di non andare allo scontro con, con il governo nazionale, crediamo di volerlo mantenere il più possibile all'interno di un rapporto istituzionale anche perché comunque, e questo va detto ai Trentini, oggi i numeri, negli ultimi giorni i numeri sono stabilizzati, adesso sono in un calo oggettivo eh, e definitivo e questo fortunatamente sta andando così, però non possiamo dimenticare che il Trentino ha avuto un contagio importante nelle scorse settimane, ben più alto purtroppo purtroppo nel senso scientifico, di altri territori che non hanno avuto un contagio come il nostro. Quindi serve comunque una giusta prudenza, la giusta responsabilità nel fare le scelte da parte di un territorio che ha avuto un contagio, un contagio importante. Ciò non vuol dire che approvando questa legge e vediamo cosa, cosa succede a livello nazionale se il governo... Dovesse, eh, dovesse dare maggiori aperture c'è la parte del rapporto tra le province e le regioni con il governo, se questo non dovesse avvenire noi abbiamo questa legge che viene avanti e domenica sarà eh, credo approvata dal consiglio, dal consiglio Provinciale e sarebbe una ulteriore possibilità, questo lo decideremo appunto tra eh, nei primi giorni della settimana prossima vedendo anche cosa vuol fare il governo, noi siamo intenzionati a, a valutare l'ipotesi di anticipare le aperture. Vorremmo farlo in un clima, diciamo, di, di dialogo con, uh, con il Governo nazionale e se questo avverrà bene, se questo non avverrà, valuteremo l'ipotesi del disegno della, della legge che abbiamo in, in, consiglio, in Consiglio provinciale. Stamattina abbiamo fatto la consueta riunione dei territori dell'Euregio Tirolo Tirol, Alto Adige Tirol, Trentino sul tema turistico e abbiamo anche parlato della possibilità degli studenti trentini, eh, altoatesini e tirolesi di potersi muovere studenti o comunque cittadini all'interno del territorio Euro regionale. Sappiamo che questo è già permesso per alcune categorie di studenti fra il Tirolo e, e su Tirolo. Abbiamo chiesto di poter, e abbiamo dialogato col presidente Platter, di poter inserire anche eh, i, gli studenti trentini, perché ci è stata segnalata questa, questa necessità da parte di alcuni studenti trentini, e questa ipotesi è al vaglio della, uh, del governo austriaco che deve, diciamo, permettere questa questa ipotesi di, di movimento sul territorio euro-regionale. Presidente, stanno già arrivando delle domande, credo che su alcuni concetti dovremmo ritornare, in particolare sulle aperture, però adesso volevo approfittare della presenza qui con noi del Dottor Antonio Ferro per chiedere a lui alcune informazioni o precisazioni, da un collega ad esempio ci viene chiesto di spiegare come funziona questo nuovo metodo di eh, contare i eh, positivi, ovvero quello che ha stabilito il Ministero mh, della Sanità? Ehm, allora, buonasera, innanzitutto, dottor buonasera, Ferro. Buonasera a tutti. Eh, dal 2 di maggio, di fatto, è cambiata la modalità di eh, conteggio del, dei positivi, ovvero si contano come positivi solo coloro che hanno avuto sintomi negli ultimi cinque giorni. E quindi tutti invece quelli che troviamo tramite screening e asintomatici non, non vengono conteggiati Ed è per questo che i, i nostri numeri sono cambiati. Ciò non toglie che noi continuiamo, grazie a questa politica di utilizzo in maniera massiva dei tamponi, però in maniera massiva e specifica, sui gruppi più a rischio, a trovare quelle persone che risultano positive e che quindi noi. Mettiamo in quarantena e eh, attuiamo le misure di isolamento che ci consentono di evitare il diffondersi del contagio. Oltre a questo, ci sono altri circa una ventina di indici che lo Stato centrale ha messo alle regioni e che saranno quelli che vengono considerati importantissimi nella fase del riavvio per valutare la situazione di, tutte, di ciascuna delle regioni. Fondamentale è la capacità di risposta e di ricerca dei casi che devono avere le regioni, nonché poi anche i posti letto e tutta una serie di parametri in cui noi pensiamo come azienda comunque di essere eh, nel livello superiore dell'asticella. Ecco, vediamo di chiarire bene allora questo aspetto. Dunque sembra dun, che eh, per uniformare eh, la gestione dei dati a livello nazionale, sappiamo quanto sia difficile anche per metodi utilizzati in modi e tempi diversi nelle varie regioni, si sia scelto un criterio, ma quello che eh, ci dà più sicurezza è misurare la percentuale, cioè l'andamento di eh, queste variazioni, per stabilire soprattutto eh, come dire, le decisioni. In relazione all'allentamento delle restrizioni. È così? noi abbiamo messo in piedi oltre ai parametri diciamo statali tutta un'altra serie di parametri che teniamo sotto controlli ad esempio il numero di accessi al pronto soccorso che arriva per dovuto ad insufficienza respiratoria o malattie polmonari questo dato ad oggi è arrivato a zero, questo è un altro indice importante, un altro indice è la percentuale di tamponi positivi perché noi facendone quasi, come ha detto il Presidente, più di 1500 al giorno, l'importante è che il trend dei positivi si, si riduca sempre di più e oggi siamo arrivati sull'1% di positività. Un altro elemento fondamentale che seguiamo è la presenza diciamo, della la mortalità per vedere se ci sono. Poi ci sono i ricoveri che vengono fatti come altro, come altro indice di attenzione. E l'ultimo indice estremamente importante sono le segnalazioni da parte dei medici di famiglia su una nuova piattaforma informatica che è stata fatta che ci indica tutti i nuovi casi di sindromi influenzali oppure anche altre segnalazioni. Che sono rilevanti come la perdita di gusto, il fatto, eventuali diarrea. Sono tutti sintomi che ci dicono che devi intervenire velocemente con un tampone. Tutto questo ci permette ovviamente ogni mattina di avere un quadro su come sta andando la situazione e questo sarà rilevantissimo nella fase appunto della riapertura perché stiamo mettendo in circolo veramente tante, tante persone e per questo io continuo a dire che continua ad essere fondamentale la misura di distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine, il lavaggio delle mani, in particolare per le categorie fragili, che sono eh, soggetti immunodepressi o che abbiano il loro medico, gli abbia detto o che sappiano. Che hanno dei problemi appunto col sistema immunitario e poi soprattutto gli anziani sopra i 75 anni che sono stati in tutta Italia e anche qui in, in Trentino quelli che più hanno patito da un punto di vista di mortalità della presenza del virus. Questione eh, test, il test rapido in modo particolare, si dice in Toscana li fanno e il tampone a chi gli anticorpi. Eh, da noi si può chiedere un collega? Per quanto riguarda i test rapidi sappiamo che possono essere utili per quanto riguarda i soggetti che hanno avuto dei sintomi in precedenza. Non ci sono in questo momento evidenze e indicazioni da parte del Ministero e dell'istituzione di usarli in, di massa sui soggetti asintomatici proprio perché potrebbero dare dei falsi asintomatici per cui eh, i test rapidi, le saponette per capirsi quello che assomiglia a un test di gravidanza e che in dieci minuti ti danno risultato non sono consigliati di utilizzo per la popolazione. Per quanto riguarda invece i test serologici che sono quelli sempre fatti su sangue ma in laboratorio come stiamo facendo sulle, eh, sulla popolazione dei cinque comuni, questi sono test ancora sperimentali, stiamo facendoli con l'istituto proprio perché l'istituto garantisce la correttezza e la sensibilità e specificità adeguata e li stiamo facendo anche sugli operatori sanitari in via, e, e, in via sperimentale. Appena in qualche modo questi test venissero sdoganati, avessero la certezza che funzionano e che quindi sono utili, saremo sicuramente pronti ad usarli in maniera diffusa nella popolazione perché sicuramente danno delle informazioni interessantissime sulla seroprevalenza ed eventualmente anche sulla possibile risposta immunitaria della popolazione. Visto che siamo in argomento ci chiedono dei cittadini se possono essere fatti o se già sono previsti anche sui dipendenti delle RSA. Eh Se sì, questi test possono essere richiesti al medico di base, per il momento questi test, che sono molto pochi anche perché non si trovano in commercio, sono indicati dalla direzione sanitaria che decide quelle che sono le categorie. E quindi stiamo procedendo con questi test sulle categorie che noi riteniamo a essere più eh, necess è necessario intervenire per vedere e provare questi test. Quindi non sono aperti a tutta la popolazione, abbiamo degli accordi con servizi essenziali per riuscire ad inserire una serie di cittadini anche su questi, eh, su questi test che, come ho detto, sono ancora di tipo sperimentale. Una domanda che come posta dovrebbe essere rivolta al Presidente Fugatti, però magari una precisazione perché adesso che le mascherine devono essere utilizzate, come avete sentito, eh, dei cittadini ci dicono ma perché eh, ce ne sono molti che utilizzano mascherine con filtro che non sono indicate, anzi dovrebbero essere vietate. Ci brevemente spiega cosa è meglio utilizzare. Eh, io consiglio ordinanza. di utilizzare assolutamente le mascherine chirurgiche, quelle che sono certificate, di non utilizzare le mascherine con il filtro perché le mascherine con il filtro buttano fuori di fatto la, eh, il, il proprio diciamo, fiato e quindi sono protettive per la persona che le utilizza ma non sono in nessun modo utili per le persone che stanno lì attorno molto spesso gli vengono utilizzate con una eh, ulteriore mascherina chirurgica sopra. Quindi usate le mascherine, usatele correntemente, usatele sempre e soprattutto se incrociate le persone ma, e eh, utilizzate solo quelle che hanno il marchio e che sono certificate. Presidente, però sono tanti i cittadini che ancora ci dicono c'è gente senza mascherine, troppa gente in giro, prendete provvedimenti. Cosa risponde? Rispondo che questo non va bene, che noto anch'io che eh, c'è una certa rilassatezza, diciamo così, e che tanta gente pensa che eh, tutto sia finito e si possa tornare alla normalità. Mi sento di dire che le regole vanno rispettate, quindi, la mascherina quando si gira eh, per, la, per le strade della propria città, del proprio paese, si deve indossare, eh, è un obbligo. Capisco che eh, può non piacere, però ricordiamoci che tre settimane fa, eravamo due settimane fa, eravamo chiusi in casa e non è, eh, questo virus non lo conosciamo eh, e quindi non è scontato che eh, dire che eh, andrà avanti così andrà tutto bene. Bisogna eh, stare attenti e c'è anche il rischio che si possa tornare indietro. Quindi quello che predichiamo e chiediamo è eh, rispettare le regole. E restare eh, ligi alle direttive che si danno sull'utilizzo della mascherina. Torniamo sui temi amministrativi. Il ministro Boccia ha impugnato la legge altoatesina, dice una collega, ma intanto anche il Friuli si muove per anticipare i tempi. L'intenzione è di aprire lunedì oppure di attendere il 18? E dal governo sono arrivati ulteriori riscontri dopo la frenata, scrive la collega di Boccia. La richiesta fatta da tutte le regioni di aprire l'11 negozi al dettaglio è questa, quella fatta anche dal, dal Trentino. Eh, occorrerà vedere se il, governo, se il governo risponderà, al momento non ha, eh, non, ha, non ha risposto, questo vale per noi e vale, e vale anche per gli altri. Com'è andato l'incontro con il sottosegretario eh, Fraccaro e con i parlamentari che so che oggi eh, avete incontrato? L'incontro è andato bene, abbiamo parlato di temi finanziari, cioè i rapporti della provincia autonoma di Trento con, uh, con lo Stato. Ho visto molta risolutezza da parte di tutti i parlamentari ed anche del, del sottosegretario eh, Fraccaro al tema, a noi caro, della, dei 430 milioni che abbiamo chiesto allo Stato di sospendere come versamento del Trentino. È chiaro che è una trattativa, crediamo che servirà e sarà determinante. Il lavoro di tutti i parlamentari eh, trentini, eh, di qualsiasi schieramento politico e anche del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Fraccaro. Quello che non è andato bene invece è un altro tavolo e un collega ci fa notare che Inail e IMPS hanno ritirato i propri rappresentanti dal cosiddetto tavolo Covid, sostenendo di non poter più partecipare ai lavori perché in contrasto con le linee guida nazionali. Anche i sindacati a questo punto si sono detti indisponibili a sottoscrivere le linee guida per bar e ristoranti. A questo punto il collega le chiede un parere. Andrete avanti comunque anche senza e-mail? Eh, questo è un tema perché come avevamo detto a suo tempo noi abbiamo una nostra legge eh, in vigore da, da, da tempo che eh, dice che abbiamo questi tavoli. Um, nostri, locali, eh, sulla sicurezza e quindi noi avevamo detto, ricordate lo dissi anch'io, che eh, la, per la, la fase 2 eh, dovevamo organizzare questi tavoli e fare in modo che uscisse, al quali partecipa anche il dottor Ferro, eh, fare in modo che uscisse un protocollo sulla sicurezza. Alcuni hanno lavorato e hanno dato un protocollo sulla sicurezza e quindi per mettere in sicurezza i lavoratori è eh, un dato che l'INAE oggi, quindi eh, il governo, eh, si è ritirata da questo, da questo tavolo, non, non ne sappiamo le, le motivazioni. Eravamo quasi giunti al, al lavoro finale eh, per avere il protocollo sicurezza per poi lavorare su un'eventuale un riapertura, perché tutti ovviamente siamo d'accordo che si deve ri riaprire in sicurezza, invece, l'INAE si è ritirata. Una decisione che fa un po' pensare, così come fa un po' pensare, diciamo, è sullo stesso livello di quella decisione dell'INEL di eh, dare la diciamo, responsabilità ai, agli imprenditori eh, qualora ci fosse un malato Covid all'interno della, della propria azienda. Ecco, ci sono queste scelte che un po'. Eh, ci sembrano un po' contrarie nel voler far partire, partire le attività lavorative che invece abbiamo bisogno di farle partire in sicurezza ovviamente, però ne si ritira, ne prendiamo atto. E intanto molti cittadini chiedono praticamente avete aperto su tanti fronti tranne che parrucchieri, barbieri. Vabbè, ah ben ragione, eh, dopodiché va rispettato il percorso di un territorio che sta uscendo da una situazione di forte, di forte contagio, però è chiaro che eh, non è giusto che siano diciamo, colpite quelle categorie che oggi ancora non possono lavorare. Noi riteniamo che in sicurezza debbano avere la, la possibilità di riprendere la propria attività anch'essi. Bene Presidente, le domande sono finite, abbiamo sempre dei dati aggiornati sull'attività di controllo delle forze dell'ordine, non so se riesce a sì, ricordarli. Faccio e... presente i dati che ogni giorno il... Commissario del governo mi manda ieri controllate 2418 persone, sanzionate 24 controllati 883 esercizi commerciali. Questo per dire cosa? Che non è che siamo favorevoli al fatto che ci siano tutti questi controlli, nel senso che non è bello, però va fatto capire ai trentini che non, è, non siamo alla normalità. E quindi le forze dell'ordine devono continuare giustamente, le ringraziamo, a fare il loro, il loro dovere, anche arrivando alla sanzione quando le regole non sono rispettate. Presidente, dobbiamo aggiungere qualcosa o possiamo chiudere qui? A posto così, grazie. Bene, allora come avete sentito le novità sono molte, quelle offerte oggi, adesso noi come sempre ci lasciamo con un contributo che è anche un invito alla speranza e a ammirare le bellezze del Trentino. Ci arriva da lontano Primiero, il coro Sass Maor che ha interpretato per noi La Montagna. Grazie, buona serata a tutti.